Oggi ti svelerò una realtà lampante e oscura che però può trasformare la tua vita. Lampante per chi già la conosce e oscura per tutti gli altri. Ti svelerò questa realtà attraverso il racconto di un esperimento psicologico. Benvenuto in Pelle di Coaching, io sono Mauro Pepe e come vedi faccio un sacco di video. Se ti piacciono i miei video, interagisci con loro, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici, scrivi nei commenti qua sotto le domande che ti vengono, io risponderò a qualsiasi domanda. E poi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale. In questo video in particolare parleremo di un esperimento psicologico e di qual è la realtà lampante che però può trasformare la tua vita e anche la mia. Partiamo dall'esperimento psicologico. Un geniale illusionista di nome Derren Brown una volta mise un certo numero di persone all'interno di una stanza e poi bloccò le serrature attraverso una combinazione elettronica. Quindi queste persone non potevano uscire dalla stanza. Per sbloccare queste serrature bisognava inserire una sequenza di numeri che erano i risultati di alcune prove che loro dovevano fare, delle prove di logica, delle prove relative a trovare i numeri all'interno di sequenze o delle prove di memoria. Queste persone, una volta ricevuti i fogli con le prove sopra, iniziarono a lavorare e studiavano, si impegnavano, ma alla fine nessuno riuscì a sbloccare le porte. Nessuno riuscì a trovare qual era la sequenza giusta. Perché nessuno ci riuscì? Perché quelle prove erano impossibili. Quelle prove erano state create ad hoc senza una soluzione. Ma nessuno aveva provato ad aprire la porta direttamente. L'illusionista, dopo aver consegnato le prove, aveva sbloccato le serrature e nessuno aveva provato ad aprirla. Purtroppo erano entrati nella logica di seguire alla lettera le regole del gioco. La soluzione era quella più semplice. Innanzitutto provare ad aprire la porta. Questo succede spesso quando ci troviamo di fronte a una situazione, un imprevisto, un problema o una qualcosa da risolvere. Cerchiamo di trovare qualcosa di arzigogolato, di complicato, di complesso, senza provare prima le soluzioni più ovvie, quelle più scontate, quelle più semplici. E anche per quanto riguarda la nostra vita, la nostra crescita personale, anche la nostra felicità, spesso complichiamo le cose. Io da mental coach seguo tante persone, tra atleti, allenatori, manager, imprenditori, e spessissimo vedo quanto le persone di fronte a un problema, un imprevisto, una difficoltà, tendono a complicare le cose, tendono a non vedere la soluzione più semplice. E oggi voglio svelarti quella realtà davvero lampante che può trasformare la tua vita. La mia la sta già trasformando. Se vuoi migliorare qualcosa, se vuoi ottenere un risultato migliore di quello che ho ottenuto fino ad oggi, la soluzione sta nelle tue abitudini. Devi andare a individuare quelle abitudini improduttive che non ti permettono di diventare la persona che raggiunge quell'obiettivo e trasformarle in abitudini produttive che ti permettono di diventare quella persona che può raggiungere quell'obiettivo lì. La verità lampante è che se vuoi essere felice, se vuoi ottenere grandi risultati, se vuoi raggiungere un obiettivo ambizioso, devi trasformare le tue abitudini. Dalle quelle piccole, semplici, sia abitudini di comportamento, sia abitudini di pensiero, sia abitudini di azione. Nella maggior parte dei casi, le persone tendono a complicare le situazioni. Poche persone accettano la situazione così com'è, entrano nella zona delle soluzioni e vanno a trasformare le loro abitudini. Grazie Derren Brown per questo esperimento psicologico e per avermi dato l'opportunità e un esempio pratico per spiegare una volta in più quanto siano importanti le nostre abitudini. Noi siamo le nostre abitudini e le abitudini che creiamo oggi ci trasformeranno nella persona che saremo domani. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Scrivi nei commenti se hai qualche domanda. Ma da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e al prossimo video. Ciao!